Capitano Fra, benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play. Come potete vedere, in questo episodio c'è la webcam, perché nello scorso episodio vi ho dato e detto come incentivo avrei fatto o il video più lungo o quello, o appunto aggiunto la webcam, e ha vinto la webcam, quindi appunto per quello c'è, non c'è nessun motivo. Non so se mi vedete bene perché c'è un po' di buio, perché ho abbassato la luce degli schermi per avere meno riflesso, anche se ce n'è comunque un botto, ma non importa. Comunque sì, non so perché oggi muovo le mani visto che mi potete vedere, ma lasciamo stare. Comunque, prima di cominciare questo episodio, come sapete già, la sfida di oggi è 127 mi piace e 45 commenti. Come ogni episodio, il numero dell'episodio è quello della sfida. E prima di cominciare questo episodio, come al solito, voglio fare il piccolo riassunto che abbiamo fatto di quello che abbiamo fatto nello scorso episodio. Allora, come prima cosa abbiamo lavorato alla nostra entrata nella nuova area, che abbiamo fatto con i pistoni, con la redstone e con un sacco di cose interessanti che ci hanno richiesto un po' di tempo, però siamo riusciti a fare la nostra entrata. Abbiamo parlato di come avremmo fatto l'interno, che andremo a fare oggi, e di come appunto l'abbiamo fatta l'entrata stessa. Poi abbiamo lavorato a questo nostro progetto con i funghi, che ora sto demolendo perché ho scoperto un po' di cose, però potete vedere che sono cresciuti, almeno uno è cresciuto, non so, gli altri non sembrano essere cresciuti, però ho scoperto un altro po' di cose su questi nostri funghi e oggi andremo a creare un nuovo progetto per incorporare questo progetto dei funghi e appunto siamo riusciti a scoprire un bel po' di cose su questi funghi di nuovo, non so perché, ma l'ho ripetuto almeno 6 volte negli ultimi 10 secondi. E come ultima cosa abbiamo spostato tutti gli item che riguardavano gli obiettivi nel nostro trofeo gigante, quello fatto di lana, per appunto liberarci un po' di spazio in casa e togliere tutte quelle nostre noiosissime ceste che avevamo in casa e metterle appunto nel loro vero e proprio posto. Quindi siamo riusciti a fare un bel po' di cose. In più abbiamo parlato di come saremmo andati a fare il nostro poligono di tiro che andremo a fare oggi, quindi abbiamo un bel po' di cose da fare oggi. E lasciamo stare, perché abbiamo già detto tutto quello che appunto abbiamo fatto nello scorso. Comunque, prima di cominciare questo episodio, voglio dirvi e voglio leggervi i commenti del giorno che ce l'ho qua sul mio secondo schermo, quindi girerò per forza la testa per leggerli. Allora, il primo commento del giorno è di Fly Machineo, penso si legga così, non ho la minima idea, che ci dà un'idea su appunto quella specie di casa slash posto dove noi possiamo inserire tutta la terra, che è un'idea che mi è stata data nello scorso episodio. E appunto lui ci dice di creare una pixel art di un cubo enorme di terra che potremmo andare a fare, anzi non di terra, di grass, che sarebbe questo con il verde sopra. E quello che potremmo andare a fare sarà farlo a fianco a quel blocco gigante di stone brick che dobbiamo fare già da un po' di tempo. Quindi l'unico problema che c'è con questo progetto è che non so dove farlo, quindi se voi avete un'idea di dove lo potremmo andare a fare, potete lasciarmi un commento qui sotto e appunto magari con un'idea, o dove lo potremmo andare a fare, o come lo potremmo nascondere, o qualsiasi idea che voi avete per riuscire appunto a fare questi due progetti che alla fine sono un progetto unico, ma vabbè. Comunque, questo era il primo commento del giorno. Il secondo commento del giorno invece è di Abaya Naruka 20, non so se si legge così, non ne ho la minima idea, il nome è troppo complicato, che ci dà un'idea su una prigione con i nostri fidati Iron Golem, che se io colpisco mi uccidono, ma lasciamo stare, e i nostri villager, per creare appunto una prigione, anzi lui dice solo gli Iron Golem, non i villager, per creare appunto una prigione dove mettere i cosiddetti criminali. Magari potremo anche creare qualcosa per fare tipo, non so, dei personaggi, magari darci le teste gratis in creative mode o qualcosa del genere, per appunto creare delle specie di come ci dice lui, dei criminali in prigione. E appunto mi piace come idea, solo che anche questa non so dove andremo a farla o come andarla a fare, perché non ho mai fatto una prigione in Minecraft, quindi non ho la minima idea di quello che potremmo andare a fare con questa idea. Comunque, questi erano i progetti e gli commenti che ci hanno dato oggi. Prima di cominciare ho una domanda per appunto da parte vostra e una domanda da parte mia. Parlando di domande, ho finito di registrare il fact time, dovrebbe esserci o domani o dopodomani, non so, devo ancora finire di editarlo e non so quanto tempo richiederà. Comunque, la domanda che mi avete fatto voi oggi è che connessione hai e quanto tempo stai a caricare un video di 20 minuti. Sto circa 2 ore e mezza più o meno, non so di preciso quanto, dipende ovviamente da video a video. E che connessione ho? Ho una connessione che, se non sbaglio, ho 10 di download per
però non penso siano effettivi. E circa 80-90 di upload, quindi non è la migliore connessione al mondo, però è appunto quello che si può avere in Italia. Comunque, la domanda che voglio farvi io oggi è riguardante il nostro Let's Play, e quello che voglio chiedervi è: secondo voi, anzi voi, vorreste un episodio speciale per il 130? E con episodio speciale intendo, vorreste un tour del mondo fatto bene questa volta, perché la prima volta che l'ho fatto è venuto un po' malaccio. Quindi volete il tour del mondo all'episodio 130, magari per gli iscritti nuovi o per quelli che non seguono così tanto Let's Play? Potrebbe essere qualcosa di carino. Comunque, lasciamo stare queste cose. Quello che andremo a fare oggi sarà un bel po' di cose. Andremo come prima cosa a finire il nostro porto nell'area nuova, quindi voglio iniziare a prepararmi a continuare quello. Poi andremo a riparare e creare il nostro vero e proprio progetto dei funghi, e come ultima cosa andremo a creare il nostro poligono e cercheremo di completarlo nell'unico episodio. Quindi ci rivediamo subito appena sono pronto a continuare e appena sono pronto a farvi vedere quello che andremo a fare nella nuova area. Ok, eccoci. Allora, è passato un bel po' di tempo perché sono stato un bel po' di tempo a farmare questo legno che abbiamo qua tramite dei alberi della giungla, che poi ho, diciamo, convertito in legno normale con la nostra macchina distruttrice di barche che abbiamo a casa. Comunque, ho speso anche un altro po' di tempo per portare avanti le nostre mura, possiamo chiamarle così. Potete vedere che le ho portate più o meno tutte alla stessa altezza. Non so se continuerò a portarle anche per il resto della nostra isola, perché potete vedere che qua mi sono fermato, però potrei ancora portarle avanti magari anche continuando dopo questa collina, però potete vedere che poi cambia il tutto qui dietro, quindi non so se magari fare delle piccole torri, magari una qua e una là in alto, però potete vedere che non le ho continuate perché non volevo spendere tutti gli stone brick, non volevo utilizzare tutti gli stone brick che ho con me al momento, perché ci serviranno dopo, quindi appunto ho voluto risparmiare e non ho voluto continuare, però potete vedere che ho anche finito l'arco e in più ho fatto un paio di test con l'entrata per vedere se riesco ad entrare ogni volta che appunto noi passiamo con la barca. Ho scoperto che se noi abbiamo appunto uno sprint, già quando noi arriviamo al bottone entriamo ogni volta senza problemi, quindi dovremmo prendere un piccolo sprint per poter entrare e uscire, ma non penso sarà un problema così grande. Comunque, quello che voglio andare a fare è rifare e diciamo ricoprire il bordo, oppure potremmo chiamarlo il nostro perimetro dell'interno di questo nostro piccolo fiordo, questo laghetto, come diamine lo volete chiamare, questo porto, con il legno. Perché con il legno? Perché ci dà una base sulla quale possiamo lavorare e stiamo iniziando, diciamo, a dare uno stile che è appunto lo stile che io utilizzo sempre al nostro alla nostra nuova area, quindi legno e stone brick e colori molto molto semplici. Comunque, quello che voglio andare a fare è, come sto facendo adesso, rifare il nostro perimetro. E voglio dividere questo nostro porto, questa nostra prima parte iniziale, in due parti. Allora, la prima parte che andremo a dividere sarà da questa parte qua, che andremo a ricoprire fino a qua più o meno. Quindi da qua la porteremo fino in fondo a questo nostro a questa nostra lunghezza del nostro porto, per riuscire a crearci una base appunto dove possiamo mettere le barche. Quindi quello che voglio fare è arrivare qua a pelo e poi magari continuare qua a riempire il tutto. Quindi richiederà un po' di tempo, ma per ora non lo facciamo. E qua voglio creare tre punti dove posso mettere le nostre barche, quindi voglio riempire anche qua l'area. Sì, lo potrei fare con la terra, però mi piace di più magari avere questa, questa base che può sembrare che è appunto un vero e proprio porto, anche se non ci assomiglierà a un porto, ma non importa. Un porto che non importa. Oh mio Dio, giochi di parole. No, oh, stupidi. Comunque, riempiremo qua come sto facendo ora, perfetto. E qua all'interno invece voglio metterci i nostri slab, e dove ha proprio piovere quando io registro, ma non importa, possiamo comunque togliere l'audio per salvarci. E perché voglio mettere gli slab? Perché qua sarà dove noi andremo a mettere le nostre barche. Quindi quello che voglio fare è mettere slab, lasciare due spazi, anzi tre spazi, un, due, tre, e mettere altri slab, quindi poi altri tre spazi, slab e altri tre spazi e slab. Non so quante ce ne verranno fuori, perché quest'ultimo è un po' una forma un po' strana, quindi non so se lo terremo. E però potete vedere che ci sono venute fuori tre spazi principali, quindi quello che voglio andare a fare è togliere da qua questi tre blocchi e metterci le nostre piccole, come si chiamano, i fence post? No, si chiamano fence gate, i nostri fence gate, per poter entrare e uscire con le nostre barche. Quindi nulla di così complicato da capire o appunto da vedere. E qua metteremo i nostri fence post, o anzi fence gate, come
si chiamano. E non sono sicuro se li lasceremo a questo livello oppure se li abbasseremo con dei pistoni per permetterci di entrare, perché non sono sicuro se riusciamo ad entrare così con la barca. Quindi proviamo, facciamo un piccolo test. E dentro lasceremo l'acqua solo perché mi piace il fatto che possiamo lasciarla. E che appunto abbiamo questa acqua che tipo galleggia e la nostra barca al centro. Però potete vedere che sono riuscito ad entrare, quindi funziona. E farò la stessa cosa per ognuno di questi tre, quindi nulla di così complicato per la nostra entrata. E per l'altra parte del nostro porto, possiamo chiamarlo così anche se non è proprio un porto, voglio mettere su un paio di casettine, proprio piccole piccole piccole, per contenere gli item. E perché ne voglio fare due? Perché le voglio dividere in tipo di item, quindi voglio dividerle in item utili e in item tipo da costruzione. E ovviamente ogni casettina avrà la propria cosa e andranno proprio in quella parte lì che potete vedere lì dietro, praticamente a fianco a quella casetta. Ce ne saranno un'altra là dietro, una qua davanti, giusto per appunto contenerle tutte e tre. Comunque, non voglio andare a fare tutto questo adesso, perché voglio cominciare un altro progetto, o almeno portare avanti il progetto dei nostri funghi. Quindi voglio andare fino a casa e voglio iniziare a lavorarci, perché ci richiederà un bel po' di lavoro e un bel po' di progettazione questo progetto. E fatemi chiudere quel buco, perché è totalmente noioso vederlo così, ma non importa. Quindi ci rivediamo appena sono a casa e appena sono pronto a iniziare il nostro progetto dei funghi. Quindi ci rivediamo subito appena sono pronto a continuare. Ok, allora, per costruire questo nuovo progetto che sarà la nostra farm di funghi, che vi avviso non sarà automatica, perché facendo dei calcoli molto molto veloci ho scoperto che diciamo la media di crescita dei nostri funghi è uno ogni circa uno praticamente all'ora, più o meno è 98 0.98, ecco, possiamo dire così, 0.98 all'ora, che è pochissimo. Quindi appunto farla manuale non è veramente così utile. Quello che andremo a fare sarà creare delle piramidi. Ne andremo a creare due, uno per ogni tipo di fungo che esiste, di 7x7. Perché 7x7? Perché quando un fungo vuole crescere, lui controlla il blocco sopra e il blocco sotto di esso, quindi ha un range, diciamo, di altezza di 3. E il raggio, diciamo, massimo è di 5. Quindi quello che succederà sarà che il mushroom che metteremo al punto più alto di questa nostra piramide non potrà andare a comunicare con quello più in basso, in modo che appunto abbiamo la doppia crescita della nostra dei nostri funghi, anche se appunto non è automatico, ma dovremo andare a rompere i nostri funghi a mano, perché comunque sono veramente veramente lenti. Quindi sarà una cosa che dovremo andare a fare una volta, che ne so, ogni 5 episodi o qualcosa del genere, perché sono estremamente lenti, quindi non c'è nulla da preoccuparsi. E un'altra cosa che dovremo andare a fare sarà creare questo palazzo un po' alto. Per quello l'ho fatto un paio di blocchi incastonato nel terreno, incastrato, diciamo profondo. Perché? Perché appunto i nostri funghi possono crescere dal livello di luce 12 a minore. E per vedere il livello di luce dovete guardare in F3, dove dice BL. Se io per esempio ora mi chiudo, che ne so, in un buco dove non c'è luce, potete vedere che il BL non cambia. Però appunto perché la luce del sole è contata come luce infinita e non va bene. Quindi quello che noi dovremo andare a fare sarà mettere a 3 blocchi di distanza da questo blocco che ho appena piazzato le nostre glowstone. Quindi quello che dovremo andare a fare sarà diciamo qua andrà il nostro fungo. Anzi, lo facciamo con la cobblestone per farvi capire meglio. Qua il nostro fungo, poi 1, 2, 3, in modo che la luce lì del nostro fungo sia 12, quindi 12, 13, 14 e 15 lì sarà la glowstone. Quindi in quel blocco di terra dove ho appena messo sarà la glowstone, e sarà dove sarà il nostro tetto. Sì, sarà dove sarà, ma bah. Appunto, qual è il problema con questo nostro progetto, con questo nostro appunto con questo nostro metodo? Il problema maggiore è che potete vedere qua non c'è spazio per fare nulla, perché ci siamo incontrati con un piccolo laghetto sotterraneo che comunque sapevamo già che era qua. E in più un altro problema è che richiederà veramente tanti tanti blocchi di qualsiasi blocco. Non ho ancora deciso che blocco andremo a utilizzare per i muri. So che per i bordi voglio utilizzare i nostri stone break,
Quick, però appunto richiederà un bel po' di blocchi, perché non solo dovremo andare a farne un bel po' per la glowstone, perché sarà tutto il tetto con la glowstone, ma anche per i muri stessi. Quindi sarà una cosa che andremo a fare piano piano e che il prima possibile andremo a completare. Se avete delle idee per creare dei blocchi molto facilmente per fare questi nostri muri, penso che andremo a utilizzare qualcosa come la neve per i muri e qualcosa di più semplice per il tetto, però sono appunto decisioni che andremo a fare più tardi o nel futuro, perché per ora ci fermiamo qua, perché voglio passare ad altro e non voglio sprecare più altro tempo con questo progetto, che in realtà per ora non è così tanto, appunto non ci serve così tanto, i funghi non sono così dispendiosi o non ci servono per forza, quindi possiamo passare ad altro e ci rivediamo subito. Ok, allora, il progetto che voglio iniziare adesso per l'ultima parte di questo episodio è un progetto che abbiamo parlato, o anzi della quale abbiamo parlato nello scorso episodio, ed è il nostro poligono di tiro. Potete vedere che nel mio inventario ho già un bel po' di item per poter lavorare a questo nostro poligono, e potete vedere che qua ci tornerà molto molto utile tutta la terra che abbiamo accumulato in questi tempi, perché la potremo andare a utilizzare per riempire questo buco, perché ci serve un'area piana per fare questo lavoro, ma non è nulla di così difficile da prendere. E potete vedere che sarà molto molto lungo come area, perché per l'appunto ci servirà un bel po' di distanza dai nostri bersagli. E quali saranno i nostri bersagli? Allora, come prima cosa voglio fare due palle di fieno, possiamo chiamarle così. Quindi facciamo con queste nostre A-balls, le mettiamo in posizioni diverse, giusto per avere un po' di random fra le nostre diverse posizioni. E andremo a mettere poi al centro, anzi possiamo farlo già adesso, il centro lo faremo con legno per fare tipo da struttura, e poi andremo a mettere al centro qua, andremo a mettere la nostra red wool, e poi andremo a mettere quella bianca tutta intorno, che al momento non ho, quindi non sono riuscito a farla per ora, però la andrò a prendere il prima possibile. Però quello che voglio andare a fare è non solo fare questi semplici diciamo bersagli per appunto allenarci a tirare, che poi sono bersagli fermi, quindi non è nulla di così difficile, però voglio fare anche un'altra cosa, che è appunto una specie di progetto un po' strano, che non so se riusciremo a completare proprio come voglio, però cercheremo di farlo il meglio, nel miglior modo possibile, ed è appunto quello di creare una specie di bersaglio mobile con i minecart. Ora non ho portato le ray, le cose con me, perché voglio fare la prima parte, che sarà quella di andare a mettere giù i dispenser e tutte quelle cose lì. Quindi avremo un dispenser qua, poi avremo qua tutte le nostre rail posizionate, ovviamente per ora non ce le ho perché, come vi ho detto, devo andarle a prendere, ma non importa. E poi qua, invece del legno e di questo blocco, andremo a mettere tutti questi nostri hopper, che in realtà invece di puntare al terreno andranno a puntare a due dropper che porteranno gli item nel nostro dispenser, che andrà a ributtare il nostro minecart sui rail. Quindi quello che succederà sarà, noi metteremo qua tutti questi nostri hopper, ovviamente devo dimenticare sempre l'ultimo blocco, qua bloccheremo le nostre rail, quindi qua ci appoggeremo le rail sopra gli hopper, il nostro minecart andrà tranquillo tranquillo, arriva tipo qua, noi lo colpiamo, lui viene inserito dentro l'hopper e arriva fino a questo dropper. Poi questo dropper e tutta questa cosa andremo a farci una piccola cosa in redstone qui dietro, per riuscire appunto a tirare fuori gli item e utilizzarli. Quindi quello che andremo a fare sarà mettere una piccola cosa qui sopra. Sarà un po' confusionativo. No, confusionativo non è una parola. Non so che cavolo mi sta passando per la testa. Sarà un po' complicato qui dietro, perché potete vedere che non ho veramente tutto questo spazio per lavorare, però avrò tipo una piccola casetta qui dietro, qualcosa per riuscire a, diciamo, far sembrare che abbiamo una specie di sistema per riuscire a collegare il tutto. E potete vedere che sono già riuscito a farlo in realtà, perché se io metto un blocco qui dentro adesso dovrebbe sputarlo. Ok, perfetto. E l'unica cosa che dobbiamo fare ora è collegare i dropper a un sistema per riuscire a tirare fuori gli item. Quindi è una cosa che andrò a fare più avanti, perché appunto volevo giusto fare queste basi. E un'altra cosa che voglio andare a fare è fare tutto il bordo anche di questo nostro posto con il legno, solo perché mi piace come idea e mi piace come stile. E poi voglio andare a fare l'interno, voglio andare a fare tipo delle stradine dove noi possiamo camminare, fatte con la clay, quella cucinata, la terracotta. Quindi appunto
appunto già un po' di progetti pronti, già un po' di idee pronte per questo nostro progetto, ma appunto non abbiamo molto tempo oggi per portarla avanti, perché mi sa che siamo già al momento dove dobbiamo salutarci, però non sono sicuro. E quello che voglio andare a fare prima di andare a controllare se ci dobbiamo salutare oppure no è dirvi che nel prossimo episodio cominceremo un nuovo livello di questo nostro museo dei biomi, che ho già deciso come andremo a fare, me lo sono già creato e organizzato nell'altro nostro mondo, quindi anzi nell'altro mio mondo, no vostro, perché non c'entra. E appunto voglio andarlo a iniziare, voglio provare a finirlo del tutto, e voglio anche andare a finire una casa che abbiamo lasciato ferma da almeno una ventina di episodi, che è questa nostra casa delle Ender, perché non abbiamo mai finito. E voglio anche andare a finire il bar, ovviamente anche andando a finire i progetti che abbiamo iniziato oggi. Ma mi dispiace dirlo, per questo episodio penso che sia tutto. Non vado a controllare solo perché non voglio fare un taglio extra. Speriamo che siamo oltre ai 20 minuti, se no faccio un fail enorme. Comunque, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e fare tutte le cose che volete. Magari lasciare un mi piace per la webcam. Non so perché faccio quei suoni, quei movimenti strani quando dico webcam. E nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare commentare, di lasciare mi piace, iscrivervi, fare tutte le cose che dico in ogni santo e singolo episodio. Vi ricordo che la mappa l'aggiorneremo all'episodio 180, oh mio Dio. E se la volete scaricare dovete aspettare fino a quell'episodio lì. Ma per questo episodio è tutto, e ci rivediamo al prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi, tutto. E nulla, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto. Con questo saluto, bella raga, qui Dani Fra.